Una domanda, avete mai sentito parlare di Asai? Indovinate cosa ho scoperto? Una marca di gioielli in acciaio? Acciai? Beh, non è una brutta idea, ma no, non è quello. In realtà è un frutto, anzi un super frutto, anzi un superfood. E nel video di oggi vediamo cos'è, a cosa fa bene, come si mangia e dove si trova. Ciao amici! Come sapete, io adoro usare il cibo naturale come integratore, ma non sempre si può. Ah no, ma tutto il cibo naturale fa bene. Sì, fa bene, ma non è detto che integri certi nutrienti. Per esempio, hai voglia di mangiare zucchine anche bio, ma non fai il pieno di antiossidanti. Semmai qualche minerale e tanta plin plin. Invece alcuni alimenti sono un concentrato di sostanze benefiche che sostengono il metabolismo. Sono antiossidanti, combattono i radicali liberi, fanno bene alla pelle, migliorano la circolazione. Vi piace l'idea? Allora mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Per esempio l'açaí, eccolo, sono delle piccole bacche di colore viola provenienti dalle regioni amazzoniche. Un po' come le bacche di goji, che però provengono dalle zone tibetane e sono rosse. L'açaí è molto viola, ha un colore molto forte grazie agli antociani, che non sono solo dei pigmenti coloranti, ma dei potenti antiossidanti. Ma non sono quelli del vino rosso? Sì, ma senza gli effetti collaterali dell'alcol in eccesso. Le bacche di açaí sono molto nutrienti e sono perfette in diverse situazioni. Prima dell'attività fisica danno molta energia e nutrimento. Dopo l'attività fisica aiutano ad abbattere e eliminare le tossine prodotte dallo sforzo muscolare. Durante la dieta l'açaí attiva il metabolismo, sazia e riduce la sensazione di fame. Fornisce i nutrienti indispensabili da integrare nelle diete ipocaloriche. Le bacche hanno anche aminoacidi e grassi buoni omega 3, quindi sono davvero complete. A me in particolare interessano gli antiossidanti degli açaí perché sono nemici dei radicali liberi. Come sapete, i radicali liberi sono responsabili dell'invecchiamento della pelle e dell'invecchiamento in generale. E allora io cerco di assumere un po' di açaí tutti i giorni come fosse un integratore anti-age. Ma che sapore ha questa bacca amazzonica? Ma poi non è che fra un po' ci proporrai di mangiare insetti con la scusa che sono sani, naturali e nutrienti? Ma no, tranquilla, non ci penso neanche proprio. No. L'açaí ha un sapore simile ai mirtilli e quindi va benissimo per fare tante ricette sane e golose. Gelati, frullati, succhi, dolci, colazioni sane. Ma allora, come si usa? Dove si trova? Io uso gli açaí della Isvari, prodotti biologici, vegani, crudisti, sanissimi, senza zucchero, senza lattosio, senza glutine. Sono perfetti per chi vuole seguire questo tipo di alimentazione tutto l'anno, come faccio io, o per chi vuole inserire qualche prodotto di punta nella sua alimentazione anche tradizionale onnivora. Così si migliora l'apporto di nutrienti e si fa detox mangiando. Ecco qui c'è l'açaí in polvere. In questo caso ne aggiungo 2 cucchiaini colmi a qualsiasi succo, estratto, smoothie, yogurt, anche ai frullati o alle marmellate. L'importante è non riscaldarlo o cuocerlo, perché va mangiato così crudo e va bene in qualsiasi momento della giornata. E poi c'è la versione per la prima colazione, il risveglio di Buddha. Un mix di ingredienti pieni di gusto, con bacche di açaí, lucuma che è un tonico molto importante, fragole, banana. Non gonfia, è nutriente, infatti non mi fa venire fame fino all'ora di pranzo ed è facile da digerire. Aggiungo latte vegetale, o fresco o tiepido, come preferisco in base alla stagione, e metto 2 o 3 cucchiai di risveglio di Buddha per ottenere la concentrazione che preferisco. Anche voi potete preparare il vostro buon risveglio in pochi minuti. Ho parlato della colazione risveglio di Buddha in questo video perché io la adoro semplicemente. Quando mi sveglio non vedo l'ora di fare colazione al mattino e con il nutrimento dell'açaí ancora di più. E come sempre vi offro il mio codice sconto per ordinare questi prodotti direttamente dal sito della Isvari. Scrivete SIMO10, tutto maiuscolo, prima dell'acquisto, e poi scrivetemi nei commenti, fatemi sapere come vi trovate, ma sono sicura che vi troverete benissimo. Ci sono già tantissimi amici del nostro gruppo Trendy e Sano che sono diventati fan della Isvari e sono felicissimi, lo scrivono nei commenti, andate a leggere. Per vedere tutti i video con i miei consigli è facile, iscrivetevi
iscrivetevi al canale, attivate le notifiche cliccando sulla campanella, così YouTube vi avvisa ogni volta che esce un nuovo video, cioè ogni giorno. E poi mi raccomando, sostenete la mia divulgazione e diffondete lo stile di vita trendy e sano abbonandovi al canale. Mi raccomando, seguitemi anche sui social, Facebook, Instagram, dobbiamo diventare la comunità più trendy e sana del web. E fate una buona colazione, perché secondo me chi inizia bene la giornata magari è una persona migliore durante il giorno. Voi cosa ne pensate? Bene amici, noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Com'era scusa prima? Cosa ne pensate? E non gonfio. E... ed è... no. E tanta plim plim.